Un cordiale saluto sportivo a tutti voi, ci troviamo nella splendida Vigo di Cadore, qui alle nostre spalle passa la XC, allora in questa nuova puntata del ciclo di trasmissione dedicata allo Speakway Team, in realtà quest'oggi c'è un matrimonio speciale sportivamente parlando, Speakway Team assieme a Marciatori Calalza. Allora saluto il presidente Max Dafra, ciao Max. Ciao Claudio, ciao. Oramai abitué di queste telecamere, sì. E siamo venuti noi questa volta a visitare Infatti. Gli splendidi luoghi del Comelico e in questo caso anche nel Cadore assieme a Marciatori Calalza. E allora saluto e ringrazio Silvia Giacomelli, benvenuta Silvia. Sì. Dicevo un matrimonio sportivo, infatti tu Marciatori Calalza sei membro del consiglio direttivo ma porti il berrettino Speakway Team. Sono anche dello Speakway Team, sì. E allora assieme Speakway Team per presentare una bellissima iniziativa che prenderà il via il prossimo 28 aprile, per chi ci segue in replica ha preso il via il 28 aprile, e allora il grande Grand Slam Dolomitico, ecco qui la locandina. In questo caso quindi, oltre alla bicicletta, il matrimonio qual è? Bicicletta, corsa in montagna per promuovere il territorio. Esatto. Corretto Max? Certo, corretto. Promozione del territorio, vi spiegherà un po' Silvia di che cosa si tratta. L'idea è quella di portare più persone possibile a fare sport. Infatti l'obiettivo del Grand Slam non è correre con l'orologio, con i tempi, ma partecipare e portare a termine la gara. I punteggi verranno assegnati non in base alla posizione ottenuta, al tempo, bensì proprio agli chilometri della gara stessa e ai metri di dislivello di ogni gara. Per cui è proprio una cosa volta a portare di nuovo le persone vicine allo sport senza essere ossessionati dal tempo. Quindi non ci sarà un podio, la sommatoria, ci sarà comunque per ogni gara una classifica, giusto? Ci sarà una classifica che premierà però la partecipazione ad ogni gara, per cui più partecipi, più gare fai, più probabilità avrai di essere in cima alla classifica. Ed è un Grand Slam con diverse competizioni. Competizioni, ritrovi sportivi, sì. Possiamo definirli così. Sì, sì. Sono... per sono gare vere e proprie, certo, ogni gara avrà la sua classifica, avrà i suoi premi, certo. Più premierà chi è sportivamente, a livello sportivo, il migliore, per cui col tempo migliore, primo, secondo, terzo, quant'altro, però anche volto proprio a dire partecipiamo ad una serie di gare e otteniamo il nostro premio proprio per aver fatto sport. L'obiettivo è proprio di unire anche varie realtà, varie associazioni sportive in un unico intento. Ecco, bisogna iscriversi a questo Grand Slam Dolomitico? Sì, oppure... c'è un'iscrizione che è di 15 euro per la partecipazione al Grand Slam, poi l'iscrizione alle varie tappe. L'iscrizione può essere fatta entro la quarta tappa. Ecco. E la quarta tappa abbiamo, io controllo perché non me le ricordo tutte, però siamo al Trail dei Maghe che è quassù a Lorenzago. Per ecco. Cui entro quella tappa bisogna essere iscritti per poter partecipare al Grand Slam. Giustamente, hai controllato perché le gare sono tante. Sono tante, ecco. Sono tante. Max, questo è il bello, si partirà proprio da qui, dalla primavera e si arriverà fino a ottobre addirittura. Certo. No? E quindi per coinvolgere tutto il territorio, diciamo prima il Cadore, il Comelico, anche con uno scopo sportivo e turistico di promozione, com'è nella vostra indole, no? Assolutamente, assolutamente. Abbiamo comunque coinvolto anche in altre due gare, abbiamo coinvolto anche gli amici della Carnia. Ci saranno anche due gare che si svolgono appunto in Friuli, qui nella vicina Carnia. E c'è proprio una volontà di promuovere il territorio insieme, fare un lavoro insieme, nato anche dal pensiero di, appunto, come diceva Silvia, coinvolgere più persone possibili che hanno un po' abbandonato, no? Un po' negli anni il voler gareggiare per divertirsi solamente per divertimento, no? Dopo il Covid abbiamo visto che ci sono stati dei cali, no? Durante le varie manifestazioni, le varie gare. E è rimasto un po' la volontà di sempre correre con l'orologio, di fare i tempi, eccetera. E c'è nata appunto questa idea
e lo vogliamo fare nella maniera più bella, che è quella appunto di fare questo legame insieme tra corsa e anche appunto bicicletta. Anche perché, Max, perdona, chi magari va in bicicletta, chi predilige la corsa, in realtà non è che siano delle gare da dover necessariamente preparare nel proprio senso, cioè chi va in bicicletta magari può anche affrontare una gara di corsa che non ha dislivelli o chilometraggi proibitivi, giusto? Quindi anche per questo. Assolutamente, diciamo che nella maggior parte di queste manifestazioni, di queste gare, ci sono anche delle gare, diciamo, che hanno un carattere più tranquillo, più rilassato, no? E si possono fare anche senza doversi impegnare più di tanto. Quindi se anche qualche atleta si allena, diciamo, non in maniera professionale come si usa a fare adesso, può partecipare comunque a gran parte appunto di queste manifestazioni. Certo, allora voi come realtà sportiva avete già dei vostri partner, mi sembra ci sia a vostro fianco per il Grande Slam un partner specifico con un, domanda, anche gadget specifico? Esatto, c'è stata questa, diciamo, collaborazione. Gli sponsor sono innanzitutto Montura, che ringraziamo perché è intervenuta con un bellissimo gadget. Il nostro diciamo amico Dolometto, che produce, diciamo, le sue opere qui proprio qui a Vigo di Cadore, ci ha fornito dei taglieri, diciamo, che verranno poi diciamo addobbati con dei prodotti tipici del locali della ditta Gourmont, che è qui dell'azienda Gourmont, certo, che è qui a Valle di Cadore. Assolutamente. Adesso vediamo un po', riusciamo a descriverle sinteticamente, perché sarebbe bello per ogni gara descriverle analiticamente, però siccome il tempo è limitato, vogliamo un attimino dare qualche informazione, dare un po' di, come si dice, attesa e di magari che gli sportivi possono già mettersene in calendario? Allora, noi iniziamo, come hai detto tu prima, il 28 di questo mese, di aprile. Sì. Con il trail delle Longane, che è di Lozzo. Ah, beh, infatti in questo spirito il trail delle Longane quest'anno ha la novità che non sarà solo competitiva, ma ci sarà anche la non competitiva, sempre sulla distanza, la loro distanza, che sono i 15 km e i 1100 metri di dislivello. Però c'è la possibilità sia per chi corre, per cui certificato medico, chiaro, e agonistico, ok, però anche per chi vuole fare la passeggiata non competitiva può iscriversi tranquillamente, proprio nello spirito del dire facciamo sia l'uno che l'altro. Certo. Questa è la prima gara del programma. Per la seconda do la parola a Max. Sì, passiamo al 1° maggio. Il 1° maggio c'è la storica gara di Calalzo, che è appunto il Giro delle Coste. Che è stato arricchito in questi ultimi anni, è stato arricchito appunto della possibilità di farlo in duathlon, quindi lo si può fare come Ironman e si percorreranno circa 14,5 km come Ironman, oppure si potrà dare il cambio fra avere i due atleti fra bici e corsa. Le biciclette faranno un percorso di circa 10 km, e 6 km sarà quello che faranno i corridori, quelli che faranno la corsa. Certo. E per la terza, il terzo appuntamento, una gara a Ternota. Sì. Passerà proprio qui vicino l'XC, certo, giusto? Certo, l'XC verrà proprio, si svolgerà proprio qui a Laggio. Il percorso è consolidato ormai da 2 anni, è un percorso bello tosto, però lo si può appunto per chi lo fa in tranquillità lo può fare appunto con facilità, senza problemi. Il percorso è di 18 km, sono circa 700 metri di dislivello e farà parte della Veneto Cup di mountain bike, che è partita domenica scorsa e coinvolgerà appunto dei ciclisti che avranno comunque la tessera della federazione. Certo. A fine manifestazione ci sarà appunto la gara per chi vorrà fare il Grand Slam appunto. Del Trail delle Maghe invece ce ne parla Silvia? Sì, allora il Trail delle Maghe è qui a Lorenzago, per cui siamo sempre in questa zona. La proposta sono due gare, due distanze, un 18 km
metri con 950 metri di dislivello e una versione un pochettino più corta di 9 km con 450 metri di dislivello, per cui anche qua abbiamo la possibilità di far partecipare chiunque. Per cui e poi l'appuntamento successivo sarà qui vicino a Domegge, giusto? A Domegge sì, con una bella passeggiata corsa, perché si può fare in entrambi i modi, essendo una cosa di 5 km e 200 metri, per cui accessibile a tutti, anche ai più giovani, sempre un 450 metri di dislivello. Si arriva in un posto magnifico con una bella vista sul centro Cadore, sul lago, e anche questa è una gara che comunque vale la pena. Diciamo che vediamo proprio anche qui le prime due gare molto storiche, altre gare un pochettino certo. più giovani, per cui c'è proprio questo coniugare certo. un po' tutte le varie realtà e riuscire ad unirci anche sul territorio. Max, l'appuntamento successivo, il nome Pedalunga, ti dice qualcosa la prima qualcosa volta mi dice, qualcosa mi dice. 20 luglio, ovviamente Comelico Superiore, ci saranno appunto, andranno in classifica, si prenderà il punteggio per i due percorsi che ci saranno, che saranno quello un po' più impegnativo, che è comunque un bellissimo percorso, che è la Pedalunga Classic, che sono 42 km con 1600 metri di dislivello, e poi la grande novità di quest'anno è la 4 campanili più 1, che è quella che vuole raggruppare più persone possibili, e si potrà fare in bicicletta, con la bici e bike, si potrà fare con la bici gravel, si potrà fare con le bici quelle 26, ancora le vintage, si potrà fare con la famiglia, si potrà fare a piedi, anche correndo, con un percorso di 13 km con un dislivello di 4-500 metri. Ogni anno Pedalunga si arricchisce sempre di nuove. Allora passiamo alla seconda parte del tabellone, andiamo a Misurina il 28 luglio, se non Misurina sbaglio. Misurina è una gara in uno scenario che ormai conosciamo tutti, perché il Giro del Lago di Misurina, lo scenario del Lago di Misurina, una gara semplice, un 6 km, ci saranno anche tutte le categorie giovanili, per cui quella è proprio una festa dello sport un po' per tutti, una cosa molto, molto semplice, anche molto paesaggisticamente bella, molto bella. Esatto, e poi l'appuntamento successivo invece ci si sposta in Friuli Venezia Giulia, esatto. per questo connubio appunto. Esatto, per un trail race delle Dolomiti friulane, che andiamo al 25 di agosto. Allora, attualmente il trail race delle Dolomiti friulane è un 21 km con 1700 metri di dislivello, però stanno pensando anche loro di proporre qualcosa di più semplice, certo, light, qualcosa diciamo. Di un pochettino più leggero, proprio per aprirlo a tutti. Adesso a breve ci hanno informato che il loro sito verrà aggiornato anche con queste novità, proprio per aprirlo ad un pubblico più ampio, perché certo. un 21 km diventa impegnativo evidentemente. L'appuntamento successivo, ecco. Tudaio Trail Run. Trail Run si correrà sempre proprio qua, qui. Sì, partirà appunto a Laggio per andare proprio sul Tudaio, che è qui alle nostre spalle. È una bellissima passeggiata per chi vuole camminare, chi vuole correre la correrà ovviamente, sono circa 10 km e sono 1250 metri di dislivello. Non serve parlare del panorama che c'è sul Tudaio, perché credo che sia noto a tutti. Certo. La gara è molto bella, e è l'edizione zero, perché l'anno scorso purtroppo a causa maltempo non siamo riusciti a farla partire, a farla decollare, ma quest'anno vedo che Luz Aquilotti, che è l'organizzatore di questa manifestazione, è carico e vuole fare una cosa fatta veramente bene. Silvia, poi un appuntamento con il vostro grande specialista Manuel Dacolle, Vertical Kilometer, 1000 metri di dislivello in pochissimi chilometri. Andiamo ormai al 22 di settembre, il Vertical si svolge a Vallesella con arrivo a Croda. Quest'anno sarà anche campionato individuale assoluto master di chilometro verticale per la FIDAL, per cui oltre ad essere una manifestazione di questo slam, sarà anche una manifestazione estremamente competitiva. Assolutamente. In ogni caso, può essere fatta come una passeggiata. Max, poi andiamo al penultimo appuntamento, Crono Race. In questo caso il cronometro per le biciclette da corsa. Bici da strada, questa volta si parte da Vigo, appunto,
e si andrà a Casararazzo. La gara fa parte del circuito del Giro della Provincia, AXI della provincia di Belluno, e si svolge sul percorso che va appunto a Casararazzo. Sono circa 14 km con 900 metri di dislivello. Lo si potrà fare anche questo con la bici da gravel, lo si potrà fare con la bici ecologica, lo si potrà fare anche con la bici da strada. La partenza è spostata leggermente più tardi alla partenza dei tesserati, diciamo, di chi corre con il cronometro, appunto. Certo. Ultimo appuntamento 13 ottobre, quindi nel piano dell'autunno il gran finale sarà con il Trail delle Malghe. Esatto, un'altra gara che propone due diversi percorsi, una 16 km su 1200 metri di dislivello e una versione più corta con un 10 km su 300 metri di dislivello. Ce ne abbiamo per tutti. Con il finale a sorpresa. Vi ringraziamo moltissimo, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ci saranno ulteriori due puntate, quindi parleremo ancora di Speak with Team e nella prossima del progetto Giovani Sport. Intanto ringrazio Max Dapra per essere intervenuto e Silvia Giacomelli per Marciatori Calalzo. Grazie Claudio. E a voi tutti grazie, arrivederci la settimana prossima.